maestro. Oggi piatto tipico italiano, faremo degli spaghetti alla carbonara ma con una carbonara di zucchine. Oia. Sempre per la serie rivisitiamo e rimoderniamo i piatti della tradizione. Perfetto. E accompagneremo questa carbonara di zucchine con... con un Chianti, ma un Chianti governo Lucio Toscano. Un'antichissima tradizione toscana reinterpretata in chiave moderna. Allora, cosa serve per la carbonara di zucchine? Spaghetti, ovviamente, del pecorino, zucchine, uova e pancetta affumicata. Quindi la prima cosa da fare è questa. La facciamo rosolare delicatamente al fuoco. Il tempo che bolle l'acqua salata per la pasta, noi facciamo il nostro sughetto. Che profumo! Allora, adesso mi devi aiutare. Presente. Dobbiamo sbattere le uova, le sbattiamo insieme al pecorino e insieme al pepe. Dai, raccontami un po', mentre grattugio le zucchine e tu sbatti le uova, raccontami di questo vino. È una tecnica che in Toscana viene usata da sempre, ma noi l'abbiamo voluta reinterpretare. Quello che era un qualcosa di utilizzato per rendere il vino più beverino, noi lo utilizziamo per rendere il vino più importante, più strutturato. E cioè, come fate? Beh, sostanzialmente prendi l'uva, la fai una parte dell'uva, circa un 15%, e la fai appassire. Sì. Non tanto, la fai passare per circa 3 settimane. Poi quest'uva viene inserita nel vino nuovo, appena svinato, facendo quindi una seconda fermentazione. E questo porta a cambiare completamente quello che era lo stile originale del vino, andandone a compressare gli aromi, i profumi, il gusto, rendendolo molto più rotondo. Ma quindi questo è un vino un po' più impegnativo? Questo è un vino un po' più impegnativo, sì. Con la carbonara si sposa bene, con i primi in generale? Con i primi si sposa benissimo. Il Chianti si sposa bene con tutto. Guarda che spettacolo. È bello, sì. Guarda che riflessi. Fammelo annusare. Quanti gradi fa? Beh, diciamo che il governo con questa parte di uva rifermentata un pochino la gradazione rispetto al Chianti normale l'aumenta. Siamo sui quasi 14 gradi. Però, è mi vuoi far ubriacare? Ci provo. È un vino importante, è un vino importante. Deve respirare, deve aprirsi o si può bere subito? Si può bere subito perché comunque è un vino relativamente giovane, non è un vino invecchiato che quindi non necessita di una grossa preparazione prima. Allora andiamo a buttare le nostre zucchine. Perfetto. Sulla pancetta, tu mi controlli intanto lo spaghetto. Senti che armonia di profumo, il piatto e il vino. Verso il vino. Io do una girata qua che si amalgama bene e alla fine mettiamo le uova. Allora un po' di olio, amalgamiamo bene e solo alla fine, proprio perché non si cuocia, ci mettiamo l'uovo. Oh. Fantastico. È un primo sostanzioso ma non pesante, digeribilissimo. Già finiamo con un vino sostanzioso. Esattamente. Ci assaggiamo un goccio di vino? Assaggiamo il vino, prima. Il colore l'abbiamo già visto? Bello, profumo. Intenso. Squisito. Avvolgente. Sa di frutta. Un profumo che deriva da questo appassimento dell'uva, che complessa i profumi, dando questa sfumatura più di frutta matura. Assaggiamo. Assaggiamo. Molto buono. Pieno. Molto. Caldo, avvolgente. Spero che il mio spaghetto sia all'altezza di questo Chianti governo. Lo è assolutamente. Proviamo. Lo è assolutamente. Ne sono certo. In piatto. Io poi metterei ancora una spolverata di pepe. Sì. Perché questa bottiglia ha una storia lunghissima, antichissima. Cioè? La Melini usava questa bottiglia da tempi remoti e l'abbiamo voluta rivisitare per abbinarla a questo Chianti governo. È molto bella. Quindi tradizione su tradizione. Assaggiamo? Assaggiamo? Andiamo. Vediamo, eh. È la prima volta che mangio una carbonara di zucchero. Cin cin allora. È uno spettacolo. Ancora un goccio di vino. Direi che come la carbonara anche il Chianti governo sorprende. Un vino che sorprende. Salute. Salute.
base è sempre sangiovese. A me piace lavorare col sangiovese sul Chianti perché si sente quello che è il profumo e il sapore della terra toscana.